intanto grazie, da un saluto dai compagni e le compagne di ESC, dell'Assemblea Metropolitana e di Dinamo. Grazie per questo momento molto bello di discussione e piacerebbe iniziare questo intervento, che spero non sia troppo lungo, ma si sa in questi casi i buoni propositi dove vanno a finire, dalla rilevazione di un elemento fondamentale. Noi qualche settimana fa abbiamo fatto un meeting a Roma sulla questione della precarietà, introdotto da una giornata di discussione con i compagni europei, con una tavola rotonda sull'Europa. Anche l'impostazione di questa assemblea parte da una panoramica, un ragionamento e interventi, interlocuzioni con dei compagni europei. Io credo che questo non sia precisamente soltanto una questione di metodo, penso che sia un problema di cambiamento di prospettiva che sta oramai diventando fondamentale dentro il nostro modo di discutere. Non esiste più la possibilità di fare analisi di fase, a che punto siamo arrivati, come si dislocano le lotte, se non si parte da un piano che è quello europeo. Noi è da tanti anni che facciamo assemblee in Europa, ma la questione europea è sempre stata l'elemento, diciamo così, finale delle nostre assemblee nazionali. Il fatto che si sia ribaltato questo rapporto, io penso che sia veramente fondamentale e penso che descriva una sensibilità comune, e cioè il fatto che solo sullo spazio europeo è possibile, non dico vincere, ma giocarsi una battaglia, ma giocarsi una partita. Ovvio che questa rilevazione è una rilevazione che non parte, diciamo così, semplicemente da un'analisi teorica. Questo è quello che ci hanno insegnato i movimenti all'interno della crisi, i movimenti europei all'interno della crisi. Noi veniamo da un ciclo di mobilitazioni gigantesco, moltitudinario, che ha riguardato moltissimi paesi, in particolare i paesi del sud Europa, che si è scontrato con il limite nazionale. E il fatto che oggi tutti questi compagni, queste realtà, pongano immediatamente il problema della centralità della questione europea, io credo che sia veramente un passaggio da cui, come dire, non possiamo più tornare indietro. Assumendo però, diciamo così, il fatto che questo passaggio non è affatto un passaggio liscio e automatico. Quella che è la situazione che ci troviamo a descrivere in Europa è una situazione di una radicale differenziazione, non solo di aumento spaventoso delle diseguaglianze, non solo all'interno dei paesi europei, ma anche fra i paesi europei, fra le situazioni macroregionali, fra il sud, il centro, il nord, l'est, soprattutto l'est. Questa differenziazione, questo aumento di distanza nella geografia economica, sociale, politica europea, ci deve, secondo me, porre una questione fondamentale. Io credo che le elezioni europee abbiano dimostrato una cosa su tutto, che l'Europa è diventata, forse per la prima volta, l'oggetto su cui i cittadini europei producono la loro posizione, producono il loro posizionamento. L'Europa è diventata, nel bene o nel male, il criterio di differenziazione politica, l'oggetto su cui si producono le divisioni all'interno dei paesi. Questo vuol dire, dal punto di vista nostro, cioè dal punto di vista dei movimenti, che probabilmente dobbiamo fare un passo in avanti anche dal punto di vista del comprendere come è possibile immaginare veramente forme organizzative, capacità di enunciazione, di discorso, che siano immediatamente europei. E questa difficoltà, questo lavoro di costruzione di un'organizzazione immediatamente transnazionale, oggi si deve confrontare con il fatto che l'Europa è un'Europa diseguale, e non è un'Europa diseguale soltanto da un punto di vista economico e sociale, ma è un'Europa diseguale anche per quanto riguarda le forme di mobilitazione, di movimenti, le forme di soggettivazione che riguardano i vari paesi. Questa è una sfida molto importante, lo diceva giustamente Kelly prima. Immaginare un'organizzazione all'altezza dei tempi e che sappia, diciamo così, cogliere l'urgenza dello scenario europeo come l'unico scenario, l'unico campo di battaglia efficace, vuol dire avere la capacità di costruire delle organizzazioni europee transnazionali che sappiano mettere assieme cose che non necessariamente stanno insieme.
Questo è un lavoro che probabilmente noi per la prima volta facciamo in questo modo, ma credo che sia un punto fondamentale di riflessione, qui nessuno ha la risposta, ma è veramente un punto di interrogazione sul quale bisogna interrogarsi. Il secondo punto riguarda la questione della cosiddetta post-austerity, di queste politiche redistributive che stanno avvenendo in Europa, e in particolare ovviamente il caso del nostro paese, dell'Italia, è abbastanza evidente anche per gli effetti elettorali che hanno prodotto queste politiche redistributive. Qui veramente io ritengo che questo sia un punto abbastanza dirimente, perché l'importanza con cui i compagni che hanno introdotto hanno sottolineato il mutamento di fase che stiamo attraversando è un elemento di maturità politica fondamentale. Non siamo più a fare lo stesso movimento che abbiamo fatto qualche mese fa. Su questo io aggiungo semplicemente due elementi alle cose già dette e che condivido completamente dal punto di vista dell'analisi. Aggiungo come elemento che queste politiche redistributive, io non sono così sicuro che si possa chiamare precisamente post-austerity, nel senso che queste politiche redistributive sono politiche che puntano non solo a redistribuire, come dire, la ricchezza, non solo a ribilanciare l'accumulazione capitalistica tra la spinta verso la rendita per riposizionarli sul profitto, ma queste spinte alla redistribuzione sono spinte che, vedete per esempio il caso italiano, si associano a, lo diceva adesso Christian, a uno dei piani più radicali e violenti di precarizzazione del mercato del lavoro. A questi 80 euro corrisponderanno probabilmente un taglio verticale dei servizi sociali e una diminuzione ancora ulteriore del welfare state. Queste politiche di redistribuzione, dunque, sono il nuovo campo su cui noi dobbiamo costruire la lotta, perché, e su questo aggiungo una battuta rispetto alle cose giustissime che diceva Beppe, quando diceva abbiamo forse un po' frainteso il fenomeno Renzi, pensando che fosse un deficiente, e invece proprio così deficiente non è. Io aggiungo nel dire che oltre a questo c'è anche il fatto che probabilmente l'Italia, l'italietta, non è poi così l'italietta dentro lo scenario europeo. Probabilmente qui si stanno sperimentando una innovazione delle politiche di governance a livello continentale che ci pone banalmente il problema di averci un po' una responsabilità pure sulle spalle, cioè che il movimento italiano e la costruzione di questo semestre europeo delle lotte deve saper interpretare con tutta la sua intelligenza. Ma insistere su quello che è il nuovo campo su cui sta lavorando la governance europea, e cioè le politiche redistributive, immaginando su questo stesso terreno, sul terreno su cui loro vogliono creare consenso, la nostra capacità di costruire nuove lotte sul salario sociale, sul salario diretto e indiretto, credo che sia fondamentale. Assumendo il fatto che queste politiche redistributive sono politiche che definiscono un piano di governo degli individui, delle collettività, sono politiche di warfare, di inclusione lavorativa, sono politiche che cercano di controllare la forza lavoro e di svenderla, insomma sono politiche che stanno moltiplicando e generalizzando le forme di lavoro gratuito e semigratuito. Di questo stiamo parlando. Anche su questo la centralità della battaglia sul reddito, che credo che oggi debba essere ripresa e rimessa al centro della discussione, debba essere anche un po' da noi specificata. Vengo da una tradizione teorica che ha correttamente sostenuto che la rivendicazione del reddito, si rivendica il reddito perché il reddito è la ricchezza che tutti produciamo. Questo è fondamentale, non si torna indietro da questo, ma noi oggi forse dobbiamo un po' meglio specificare il discorso. Noi oggi vogliamo il reddito anche e soprattutto innanzitutto per rifiutare il lavoro di merda che ci viene proposto, per poter dire no a questo ricatto al ribasso, questa corsa al ribasso delle nostre condizioni di vita. L'ultimo punto riguarda quindi questa grossa responsabilità che abbiamo all'interno dello scenario nazionale e in collegamento con la dinamica europea. Su questo io credo che questo passaggio di fase delle politiche della governance europea ci debbano anche spingere a immaginare un passaggio di fase delle forme organizzative, del modo di mobilitarsi all'interno del movimento. Noi siamo passati da
un momento in cui abbiamo tutti giustamente compreso che tutte le strutture politiche di movimento erano strutture politiche insufficienti, non autosufficienti, e che quindi era fondamentale ricostruire degli ambiti larghi di cooperazione. Oggi, di fronte a questa modificazione della governance, dobbiamo capire che anche questo piano è insufficiente, che anche questo piano largo di cooperazione fra le soggettività di movimento è insufficiente, e quindi aprirci, provare ad aprirci a dinamiche di mobilitazione sociale più ampie e più larghe. Questa idea che già ricordava Christian e che accennava anche Paolo nella sua introduzione, di immaginare dei processi, degli appuntamenti che puntino, l'idea dello sciopero sociale potrebbe essere una di queste idee, a costruire una meccanica inclusiva ed estensiva di partecipazione alle lotte, credo che sia abbastanza fondamentale, assumendo il fatto che anche la processualità che deve essere messa al centro è fatta anche questa di scadenze. Ma se le scadenze stanno all'interno di un ragionamento che guarda al medio termine e che immagina, diciamo così, il suo procedere come un procedere di espansione, di estensione, di coinvolgimento di soggetti eterogenei, che non siamo soltanto quelli che già riusciamo a organizzare, io penso che facciamo veramente un passaggio in avanti fondamentale. A Roma stiamo organizzando con tutte le componenti del movimento romano questo appuntamento a settembre, che penso che assieme agli altri appuntamenti, dalla Valsusa agli appuntamenti di discussione europee, debbano rilanciare questo tipo di proposte, e assumere il fatto che veramente io credo anche da questa assemblea si può veramente avere la percezione che alcune questioni fondamentali ormai stanno sul tappeto, sono riconosciute da tutte come delle questioni comuni. Dobbiamo adesso avere la capacità e la maturità di avviare un processo di sperimentazione nuovo, ma credo che veramente le premesse per fare questo ci siano. Grazie ancora. Grazie.